impersonale, maleducato e sbrigativo. La gente, perché scrive recensioni a caso? Ciao ragazzi, come state? Non so se ve lo ricordate, però un po' di tempo fa avevo fatto un video dove vi raccontavo che avevo fatto un colloquio di lavoro. E ora, dopo tanti mesi passati, finalmente posso dirvi che non mi hanno assunto a quel colloquio, ma mi hanno assunto in un altro colloquio e sono andata a lavorare in una gelateria che barra pasticceria barra bar. E la mia mansione era quella di portare i piatti, o le coppe gelato, i dolci, queste cose qui. E ho pensato di condividere con voi un po' di questa esperienza leggendo le recensioni che i clienti hanno fatto su di me al lavoro. Direi di iniziare leggendo la prima recensione. La nostra carissima Laura Evangelista, che io non so chi sia, ha scritto: bellissimo locale e personale, cordiale e veloce. Grazie. Peccato che non sia nelle Marche. Vabbè, pazienza. Questo qui purtroppo non è una mia mansione, non posso costruirti un locale nelle Marche, però spero che qualcuno lo costruisca al posto mio. Personale, cordiale, veloce, grazie, lo so di essere cordiale. Grazie Laura. Passiamo alla prossima recensione. Nicolò Scalone ha messo 2 stelle, molto, abbastanza un po' a tirchio, eh? Prodotti ok, personale, maleducato e sbrigativo. Prezzi altini, soprattutto per un servizio simile. Allora, diciamo che a Nicolò Scalone non siamo piaciuti molto, soprattutto il personale maleducato e sbrigativo. Allora, il fatto di essere sbrigativo può essere visto sia in senso negativo che in senso positivo, perché comunque devo dire che eravamo molto veloci, cioè non fare le cose tutti quanti, portavamo i piatti, non facevamo aspettare molto. Nel posto in cui lavoravo io veniva la sera tantissima gente e se sto 20 minuti al tavolo a parlare con te, Nicolò Scalone, tutta l'altra gente probabilmente non è molto contenta. Comunque, la prossima volta verrò da te e ti parlerò al rallentatore, così non potrai mai dire che il personale è sbrigativo. Buonasera, che cosa vuole mangiare Nicolò Scalone? Ok, la smetto. Passiamo alla prossima recensione. Aiuola ha messo anche lei 2 stelle, quindi questa qui è della stessa pasta di Nicolò Scalone, e ha scritto: personale con poca esperienza lascia desiderare. A parte che sarebbe lascia a desiderare, però io non faccio la maestra di italiano e quindi lasciamo stare. Personale con poca esperienza, hai ragione, hai detto una grande verità e me ne faccio una colpa per la mia poca esperienza. Spero che nella prossima vita in cui troverò un lavoro l'esperienza mi scenda dall'alto dal cielo, in modo tale che anche senza aver mai lavorato io possa avere l'esperienza. Aiuola apprezza la gente che come me, non solo come me, se la crea l'esperienza, perché purtroppo non scende giù dal cielo. Però grazie a Viola per avermi ricordato che non ho alcuna esperienza nel lavoro. Andiamo avanti. Se voi siete le persone che avete scritto queste recensioni, non vi preoccupate, non ce l'ho con voi assolutamente, solo per fare un video e riempire i vuoti della mia vita. Oh, grazie Maurizio Ferrari che ci scrive una bellissima recensione. Posto davvero carino, cameriere molto gentili e disponibili. Oh yes, gelato ottimo. Ok, questo qui non lo faccio io, però va bene, grazie. Però vorrei sottolineare le cameriere molto gentili e disponibili. Grazie. Andrea Ramondini, ottimo. Staff gentile, buon cibo, consigliato. Quindi grazie Andrea Ramondini, grazie, grazie. Raffaela 1919 ci scrive una recensione lunghissima, dopodiché dice: personale cordiale, vorrei sottolinearlo anche per Aiuola e anche per Nicolò Scalone. Personale cordiale, oh oh oh. E perché con alcune persone siamo gentili e con altre persone non siamo gentili? È il feedback che diamo nel momento in cui abbiamo di fronte persone che non sono molto carine e gentili. Non sto insinuando niente, anzi non so neanche cosa sto dicendo. Rudy Casini ha scritto: personale molto cortese e capace. Aiuola mi scrive che il personale ha poca esperienza, invece Rudy Casini ci scrive molto cortese e capace.
Il mondo è tutta una contraddizione, ma la più bella recensione viene adesso. Damiano Fedozzi scrive, innanzitutto mette una stella perché questo qui è il più tirchio del mondo, ma soprattutto scrive cucina scarsa, camera ampia ma letti scomodi. Non sapevo di essere finita a lavorare in un albergo. La gente, perché scrive recensioni a caso? Cosa posso dirvi di questa esperienza? In generale vi dico che mi ha messo di fronte a un mondo che personalmente un po' ignoravo, nel senso che spesso siamo un po' nelle nostre famiglie, nelle nostre a scuola, all'università, siamo molto, come dire, coccolati. I professori lavorano per noi, quindi siamo noi i clienti dei professori. E quindi io non ero abituata a un mondo fatto di bestie, forse sto esagerando. Ci sono state persone gentilissime, persone, clienti molto cordiali, disponibili. Alcuni clienti erano veramente maleducati. Non voglio assolutamente offendere nessuno, però devo dire che certa gente veniva, non salutava, non guardava nemmeno in faccia, si sedeva dove pareva loro, proprio non avevano assolutamente nessuna forma di educazione. Questa esperienza mi ha fatto capire che purtroppo al mondo esistono tante persone. Ogni tanto tipo tornavo a casa che ero triste perché i clienti non mi avevano trattato benissimo, non riuscivo a spiegarmelo, però alla fine ho capito che ho letto una volta una frase dove dice che ognuno ha la sua storia e quindi noi non possiamo giudicare la persona dalla superficie solamente perché non conosciamo appunto tutto il trascorso. Quindi penso che anche le persone che sono venute lì da noi, che poi sono state talvolta sono state maleducate, ci hanno trattato male, alla fine è perché comunque probabilmente avevano problemi loro, avevano pensieri, non stavano bene loro, avevano pensieri un po' negativi. Questo mi ha insegnato veramente tanto, mi ha fatto capire che al di là di come le persone mi possono trattare, io posso star bene lo stesso indipendentemente da se uno mi tratta bene, se mi tratta male. Un consiglio che vi posso dare è quello di, in generale, quando andate in un locale o comunque quando siete clienti, pensate sempre che dietro a quella persona che vi sta servendo c'è una persona che comunque ha la sua vita, ha le sue gioie, i suoi dolori e che quindi non c'è bisogno di trattarla male o di sfogarsi o di essere iper mega pignoli. E poi dal canto mio posso dire che se voi farete i camerieri o comunque farete un lavoro del genere, capiteranno sempre quelle persone che non vi tratteranno bene. Purtroppo al mondo esistono persone che gentili, altre persone che non saranno gentili, però voi, soprattutto voi, sappiate che il problema non è vostro, e questo pensare a questa cosa mi è servita molto, ma semplicemente che ognuno ha i propri problemi e cerca di sfogarsi con la prima persona che gli capita. Quindi questo qui è un po' il riassunto di tutta l'esperienza che ho fatto e spero che questo video vi abbia lasciato qualcosa e soprattutto che vi abbia un po' più fatto conoscere chi sono io. E vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!